Allora, anche io ringrazio molto per l'invito che mi ha fatto molto piacere. E, dunque, mi aspetta il compito di parlare del romanzo di Utah uscito in italiano nel 2014, I dolori di Claudia Seliger, che è al momento l'unico romanzo In italiano. tradotto in italiano, quindi io parlerò essenzialmente di questo romanzo. Però vorrei partire con una domanda, con una questione che mi permette anche di collegare i due libri che presentiamo stasera. E la questione che secondo me è molto interessante è: ma perché una studiosa così importante, autorevole, come dire, anche gratificata, immagino, dai propri studi scientifici sulla letteratura, sente il bisogno di scrivere dei romanzi? Perché questo accesso alla scrittura narrativa? Io penso che una risposta interessante la dà Claudio Magris, che non a caso vive la stessa esperienza, diciamo, di duplicità di studioso e di scrittore nel suo intervento. Dice, leggo qualche riga, ci sono cose, sentimenti, destini che si possono capire soltanto integrando la loro sempre lacunosa conoscenza con l'intuizione, con la partecipazione, con l'immaginazione di quello che avrebbe potuto, in certi casi dovuto, essere il loro destino. Manzoni ha scritto che lo storico accerta i fatti e lo scrittore cerca di capire come gli uomini li abbiano vissuti. Ecco, io penso che questa definizione si possa perfettamente adattare, immagino, alla motivazione che spinge Uta alla scrittura narrativa. Devo dire che in questo volume ci sono alcuni interventi, penso per esempio a quello di Rita Svander e di Maria Fancelli, che affrontano proprio la questione della doppia scrittura. E sia da questi interventi, sia in base alla lettura del romanzo, mi sembra di poter dire che nella scrittura saggistica e nella scrittura narrativa, Uta vive due diverse istanze, diciamo, due diversi principi. La scrittura scientifica, è quella in cui prevale, il principio, diciamo così, del distanziamento, no? Del tenere l'oggetto a distanza. La scrittura narrativa è invece quella dell'avvicinamento, quindi il principio, diciamo, l'istanza della vicinanza. E questo si avverte molto nel romanzo di cui sto per dire qualcosa. Io credo, non la conosco bene come tutti voi, non sono una germanista, quindi dico delle cose in maniera un po' intuitiva, ma credo di capire che questa doppia istanza di avvicinamento e di allontanamento sono molto presenti anche nella storia della studiosa Uta Treder, e in questa sua volontà di costruire, diciamo, di ipotizzare l'esistenza di un altro ordine simbolico, che è l'ordine simbolico del femminile, in cui, come si legge nel saggio di Ingeborg Bachmann, coincidono logos e eros, pensiero e corpo. Quindi, diciamo, queste due istanze di allontanamento, logos, scrittura scientifica, e avvicinamento, eros, scrittura narrativa, mi sembra che insieme compongano un po' il ritratto intellettuale di Uta Treder, per quello che io ho capito, insomma, dalla lettura di alcuni suoi saggi, di questo romanzo e del volume a lei dedicato. C'è un altro passaggio che ho trovato in questo libro sul sogno che, diciamo, mi introduce al tema del romanzo. È una piccola citazione da Uta Treder, che si trova nel saggio di Ernestina Pellegrini, in cui Uta parla della scrittura narrativa come svuotamento. Cito i termini esatti, scrivere in proprio vuol dire viceversa immersione totale nel mondo che sta nascendo. Per far nascere questo mondo bisogna farsi vuota. Quando scrivo in proprio devo quindi escludere una parte di me.
Secondo me questo romanzo di Trader nasce proprio da questo tipo di movimento, da questo tipo di disposizione psicologica, quella di disidentificarsi, cioè di provare a essere qualcun altro. I dolori di Claudio Seliger, la narrazione, la storia narrata, parte da una scena. La scena iniziale è particolarmente intensa, direi cinematografica, spettacolare. Si parla, si racconta di questo personaggio femminile che è la voce narrante, che è la protagonista della narrazione, di cui noi al momento non sappiamo nulla, che arriva all'aeroporto di Berlino, all'aeroporto di Tegel, e vede alcuni che aspettano i viaggiatori con dei cartelli con i nomi. Immediatamente vede questo cartello con scritto Claudia Seliger Trieste e capisce che lei deve impersonare questa Claudia Seliger. Decide di presentarsi a questo signore che regge il cartello e dire Claudia Seliger sono io. Ecco, quindi tutto il romanzo, tutta la storia nasce da questo movimento di disidentificazione. Siamo davanti a un personaggio che fa finta di essere un altro personaggio. Questo personaggio, diciamo, di cui noi non sapremo mai il nome, questa falsa Claudia Seliger, è la protagonista assoluta di questo romanzo. Quando dico protagonista assoluta, intendo soprattutto il fatto che siamo davanti ad una focalizzazione molto forte, molto imperativa, direi quasi. Questo personaggio che dice io, questa falsa Claudia Seliger, ci costringe a seguirla nelle sue peripezie molto buffe, ironiche, ma anche drammatiche, romanzesche, tenendoci veramente molto legati alla storia. Devo dire che forse il maggior pregio di questo romanzo è quello di tenere insieme un livello, direi, di romanzo colto, perché è un romanzo ricchissimo di sfumature, di citazioni, di intertestualità, di possibilità di livelli di lettura, ma tutto questo è tenuto assolutamente in equilibrio rispetto a quello che è un grande pregio, a mio avviso, che è la grande leggibilità. È un romanzo tutto costruito sull'azione, sugli avvenimenti, sui colpi di scena, in cui la trama, il plot narrativo hanno una grandissima importanza. Questa finta Claudia Seliger, ecco, io per non svelare, diciamo, il meccanismo di giallo, di sorpresa che, su cui il romanzo è costruito, cercherò di dire, insomma, poco sugli avvenimenti. Questa finta Claudia Seliger deve scoprire chi è la vera Claudia Seliger e quindi di conseguenza che cosa lei deve fare. Verrà a scoprire progressivamente che la vera Claudia Seliger è una germanista, guarda caso, che è arrivata a Berlino perché è stata invitata dall'Università di Potsdam per tenere un seminario appunto di Erasmus. Questo seminario verterà appunto sul Werther, sui dolori del giovane Werther, ma tutto quello che noi, appunto, che io ho detto in due parole, la falsa Claudia Seliger lo scoprirà progressivamente nel corso del romanzo. Quando dicevo c'è una straordinaria tenuta del plot narrativo, pensavo soprattutto al fatto che è un romanzo che è costruito attraverso il dosaggio delle informazioni, cioè queste informazioni noi le scopriamo insieme alla protagonista in maniera estremamente calibrata e dosata, e fino alla fine scopriremo sempre qualcosa di nuovo. Quindi direi un meccanismo narrativo davvero, davvero ammirevole. Allora, io vorrei, per andare un po' rapidamente, mettere in evidenza alcuni punti essenziali di questo romanzo. Dunque, innanzitutto, il romanzo è stato pubblicato in tedesco nel 2005, è uscito nel 2005 con il titolo Die Bäume von Bamberg, mentre nella traduzione italiana il titolo è stato cambiato, il titolo è appunto I dolori di Claudia Seliger. Non so se questo è un titolo da
l'autore, cioè se questo cambio del titolo è stato concordato nel corso della traduzione con Uta. Immagino di sì, perché a me sembra un titolo molto più efficace, quello italiano, rispetto a quello tedesco. Perché efficace? Per due motivi. Perché mette in evidenza due punti chiave del romanzo. Il primo è l'importanza del nome. È un romanzo, su questo non mi soffermerò molto, in cui la teoria del nome come identità, del rapporto tra nome e identità è molto ricorrente. La falsa Claudia Seliger sceglie il nome della vera Claudia Seliger. E scegliendo questo nome sceglie un destino. Questo rapporto tra il nome e il destino ricorre molto spesso nel romanzo. E dunque nel titolo c'è, come dire, l'evidenziazione di questo punto forte della poetica di questo romanzo. Ma soprattutto in questo titolo c'è l'evidenziazione di un altro punto forte, che è quello dell'intertestualità con i dolori del giovane Werther, naturalmente, che a mio avviso è forse la trovata più interessante, più vorrei dire culturalmente interessante di questo romanzo, perché il fatto di costruire un romanzo che fa, come dire, il verso che segue, che ribalta quello che è il capolavoro assoluto della letteratura tedesca, è un modo per, come dire, rileggere da un'ottica femminile e femminista e antagonista, una tradizione letteraria, che è una tradizione letteraria che non a caso la studiosa Uta Dreder ha lungamente appunto indagato da questo punto di vista. Questo lavoro fatto nell'ambito degli studi germanistici qui lo fa in un romanzo, ma credo che il senso sia uguale. Dunque, a proposito, ecco, un altro elemento importante che mi sembra di dover rilevare in questo romanzo è la centralità dell'elemento del travestimento, della finzione, del teatro. Se ne parlava anche a proposito del libro della miscellanea di saggi, e si diceva come ci siano delle analogie molto forti tra il luogo del sogno e il luogo del teatro, che entrambi, come dire, alludono ad un'altra logica, ad un altro ordine simbolico, che è quello appunto della finzione, l'ordine non logico-conseguenziale. Un tema forte di questo racconto, I dolori di Claudia Seliger, è proprio quello della finzione, del travestimento, a partire dal fatto che appunto siamo davanti a un personaggio che cerca di impersonarne un altro, cerca di interpretarne un altro. Elemento interessante è il fatto che la falsa Claudia Seliger, si viene a scoprire che nella vita fa l'attrice, e in particolare fa l'attrice televisiva, e in particolare fa l'attrice di soap opera. Quindi è un'attrice, come dire, particolarmente abituata a ruoli drammatici, romanzeschi, un po' grotteschi, un po' forzati, e dunque con questo suo background deve invece interpretare una seria studiosa di germanistica. Devo dire che questo elemento è quello che personalmente mi ha intrigato di più, perché c'è un tripudio di ironia, secondo me, nel modo in cui Uta Treder racconta la propria professione di studiosa dal punto di vista dell'altro. Non so, racconto solo questo aneddoto. A un certo punto, la falsa Claudia Seliger scopre che il giorno dopo deve tenere un seminario sul Werther, cosa di cui lei non sa praticamente niente. Si procura questo libro in biblioteca e ricorda qualcosa, qualche reminiscenza, ha sempre odiato il personaggio di Werther, ma insomma decide di dover rileggere velocemente e sottolineare alcuni passi, ma scopre di non avere una matita.
Allora si rende conto che invece ha il borsellino con i trucchi e tira fuori la matita per gli occhi e sottolinea questo libro con la matita per gli occhi. Ci sono delle pagine, secondo me, esilaranti su questa immagine di questo serio libro di Goethe sottolineato con la matita con gli occhi. Ecco, qui c'è tutta, secondo me, la carica demistificatrice, ironica, desacralizzante di Hulda Trader sulla figura della studiosa, non so, sulla letteratura, sulla serietà della vita, no? Mi sembra un'immagine molto, molto bella. Prima di finire vorrei dire qualcosa sul Werther, perché il Werther, come dicevo, è in questo libro il testo che rappresenta appunto una certa tradizione letteraria, la letteratura, diciamo, scritta dagli uomini, la cultura scritta dagli uomini. E ci racconta la protagonista che fin da quando da ragazza aveva conosciuto a scuola il personaggio del Werther, aveva sviluppato un'antipatia terribile. E a un certo punto c'è scritto proprio che lei voleva uccidere il Werther, eh? Voleva letteralmente ucciderlo. Addirittura ci racconta di aver comprato una pistola, di aver iniziato a sparare per ucciderlo. All'interno del romanzo ci sarà un gioco di travestimenti che non voglio, non posso svelare, per cui alla fine effettivamente questo personaggio uccide un altro personaggio che non è il Werther, ma è un uomo che in persona, diciamo, che è spesso portato, diciamo, messo in paragone con il Werther, l'uomo che rappresenta appunto l'inaffidabilità, l'essere libertino, il cercare il puro godimento, ecco, quindi quello che è un po' l'archetipo negativo del maschile. Si compie in questo romanzo quello che nel saggio di Rita Svanderlich, nel volume nella Miscellanea, viene definita una vendetta di genere. Il topos della vendetta di genere è un topos ricorrente nella narrativa di Uta Treder, c'è anche nel romanzo precedente, Le profetesse, c'è cioè un omicidio di questo tipo, che naturalmente è un omicidio simbolico che riporta appunto alla necessità di un ribaltamento di ottica, no? Quindi qui siamo davanti alla Uta femminista che, come dire, legge la storia, la realtà, la letteratura con un desiderio di forse vendetta è una parola eccessiva, ma proprio di ribaltamento. Tant'è vero che questo romanzo, questo Werther, viene rivissuto durante questo seminario, se ne parla e diventa una specie di motivo da attualizzare e da ricondurre nella propria vita. Quindi un'appropriazione di quella che è la tradizione letteraria maschile, e in questo senso mi sembra che l'operazione che Uta fa nel romanzo sia molto simile a quella che ha fatto nei suoi studi letterari. Per finire dico soltanto che il romanzo, che appunto è un vero e proprio romanzo giallo, che ha una struttura di continui svelamenti e sorprese, si chiude con un coup de théâtre che naturalmente non posso rivelare per non guastare il piacere della lettura, ma che è particolarmente intelligente perché in qualche modo motiva anche tutti quegli elementi un po' eccessivi, un po' romanzeschi, un po' quasi triviali che ci sono nella trama, no? Omicidi, tradimenti. Siamo davanti a un romanzesco eccessivo, ma soltanto alla fine si capirà che qui non siamo nel codice del romanzesco classico, ma siamo proprio nel codice televisivo della soap opera. E dunque, ancora una volta il romanzo si chiude nel segno del travestimento e dello svelamento. Ecco, io mi sono tenuta nel tempo Grazie, ristretto. grazie.